L'Auditorium Conciliazione è stata la cornice di un viaggio musicale in occasione dei 160 anni di storia di Poste Italiane. A esibirsi la banda della Guardia di Finanza, diretta dal maestro direttore colonnello Leonardo La Serra Ingrosso, alla presenza di istituzioni, autorità militari e dipendenti di Poste. Ad aprire il concerto la leggenda del Piave, un simbolo, perché il brano è stato scritto da un impiegato di Poste a Napoli nei primi del Novecento. Dalla leggenda del Piave a Torna a Sorrento, interpretata dal tenore Piero Mazzocchetti, da Ennio Morricone a Nessun Dorma, la banda ha interpretato alcuni celebri brani che hanno accompagnato la storia del nostro paese. L'evento, afferma la presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina, sottolinea il ruolo istituzionale della nostra azienda, la cui storia, come ha ricordato il presidente della Repubblica, ha accompagnato quella dell'Italia. Quello che è incredibile è che Poste, dopo 160 anni, ha saputo sempre e negli ultimi tempi molto di più rinnovarsi. Quindi oggi è una giovane azienda, ma giovane in tutti i sensi, intanto perché l'età media dei suoi dipendenti è molto scesa, ma giovane perché guarda al futuro, perché ha innovato a 360 gradi. Quindi, forte della sua storia, guarda sempre all'innovazione, adesso accompagnata dalla sostenibilità. Sia l'innovazione che la sostenibilità sono, direi, le parole chiave del nostro lavoro. E altra parola chiave, anzi forse la parola più importante, è la vicinanza al territorio. Poste Italiane è parte integrante del sistema paese, con i suoi servizi ne sostiene la crescita e lo sviluppo, sottolinea l'AD di Poste Matteo Delfante. Questo è un evento in cui abbiamo convocato da tutto il territorio italiano, invitato tanti colleghi, perché è un momento di celebrazione, di soddisfazione, traguardiamo 160 anni per un'azienda speciale, quindi tutti devono festeggiare e speriamo che loro siano i testimoni di questo festeggiamento con tutti gli altri colleghi che oggettivamente siamo tanti e non abbiamo potuto invitare. Abbiamo avuto il privilegio di avere la prestigiosissima banda della Guardia di Finanza che farà un programma ad hoc dedicato a Poste, quindi insomma un riconoscimento, li ringraziamo il comandante generale Giuseppe Zaffarana e tutta la banda, che ha anche una grande reputazione nazionale e internazionale, quindi per noi insomma, come al solito, Poste cerca di fare il meglio per sé, per i propri dipendenti e per i propri clienti. Una serata importante che celebra i 160 anni dell'azienda e che rimarca il rapporto tra Poste e le istituzioni, con cui condivide valori importanti come la vicinanza ai territori e alle comunità, le parole del condirettore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco. Noi ci sentiamo azienda di sistema paese, introdotta, inserita a pieno titolo nel tessuto produttivo del nostro paese. E quindi poi questa è l'occasione dei nostri 160 anni per raccogliere il sentimento di tutto, delle istituzioni, dei nostri circa 40 milioni di clienti che ci sono vicini quotidianamente. Quindi per noi queste giornate sono importanti perché rafforzano sempre di più e ci convincono che la strada che abbiamo intrapresa, quella di rafforzare la nostra presenza sul territorio, è quella corretta.